dan il-programm se jitwassallilek grazzi għal Mr. Fish, il-Cortile Farmhouse, Vision Line Market Center u Dolċerija Croce Bonaci. Programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt nistgħu naraw li diġà mix-xena ta' warajja minn Malta sejrin għal Għawdex. U sejrin għal Għawdex prattikament mhux biex nistgħu biss, iżda biex ikonna informazzjoni fuq is-sajda tal-spinning. Is-sajda tal-spinning li f'pajjiżna dieħla ftit ftit mhux ħażin. U nemmen li ovvjament żgur jekk wieħed jipprova din is-sajda, żgur li jidħol fiha mhux ħażin għaliex fiha ħafna modi differenti. Iżda nistgħu ngħidu li magħna se jkollna bniedem professjonali, Stefano Corsi, li aħna stidinnieh li ġi ġewwa Malta u Għawdex ukoll biex itina informazzjoni fuq dan l-spinning. Stefano diġà ta' xi seminars ġewwa pajjiżna fej intlaqtu tajjeb ħafna u hekk aħna ħanitilgħu. Għawdex u flimkien ma' Stefano se naraw daqsxejn dan il-moviment ta' ħut differenti li wieħed jista' jaqbad bihom, ħut artifiċjali. Jina perswas li se jkunna programm verament interessanti għaliex fih se nitgħallmu ħafna fuq il-kultura tal-spinning li Malta kif diġà aċċenajt għadha ma bdiċ. Għalhekk ejja ħalli nsegwu dan il-programm flimkien ma' Stefano Corsi fej se niltaqgħu aktar tard miegħu u jtina din l-informazzjoni hekk rikka diretta mingħand bniedem professjonali li jgħix għall-spinning. Narakom iktar tard. Ninsabu Għawdex u ninsabu id-dwejra fej m'għandniex dubju wieħed mill-isbaħ xeni li toffri Għawdex u ninsabu mal-preżenza ta' Stefano. Stefano li ġie hawnhekk u kif diġà għadtilkom il-taqa ma' nies differenti u tom għajnum l spjegazzjoni rigward l-spinning. Stefano, how are you? Okay? Thank you. So I told our spectators that you have been here and you've been explaining already to different people who are interested in spinning the concept of spinning
how to do spinning in Malta and the best lures and the best way to do spinning. So Stefano, how long have you been practicing spinning? When I was born with a spinning rod in my hand. I think. Per quanto tempo? I don't remember. 30 years. 30 anni, eh? 30 anni di spinning. Sempre spinning? Only spinning in fresh water and in salt water too. I love salt water spinning. The energy of the fish. The fish, the sea, the salt on your skin. But I love the fresh water too. It's a very technical fishing, bass fishing especially. In Italy, I'm the coach of the national team, bass fishing. And the next week we go in Portugal for the World Championship. So that's very interesting. So I'd like you to tell us briefly, for example, if one wants to go spinning in shallow water and he's a beginner, what is the best lure to start with, and also the tackle needed, l'attrezzatura che uno si deve comprare, eppure anche l'artificiale, quello più facile che si può cominciare questa avventura di spinning. Posso parlare in italiano, quindi? Sì, sì, sì. Sì. Sicuramente, dai. Ok. Lento, perché anche in maltese si può capire quasi tutto in italiano, dai. Lo spinning è una tecnica affascinante, una tecnica molto diversa dalle altre tecniche di pesca. Non puntiamo soltanto sulla fame del pesce, quindi non cerchiamo di catturare il pesce, di ingannarlo soltanto per fame, perché vuole mangiare qualcosa, ma puntiamo su una gamma di istinti del pesce che è molto ampia. Ok. E ti spiega lì molto bene il concetto lì. Ok. Se io voglio fregare Joseph, if I want to deceive Joseph, I have to know Joseph. Your habits, your preference, okay? Okay. And I have to know the fish. I have to think like a fish. Io posso sedurre te, fregare te con una banconota, con 100 euro. Forse sì. ma non ti prendo per fame, ti prendo per la tua cupidigia, for your greed, ok? Io posso fregarti sul tuo istinto sessuale, o perché tu difendi la tua casa, il tuo territorio o i tuoi figli. Per i pesci è la stessa cosa, quindi spesso prendiamo anche prima dalla nave pesci molto piccoli con esche magari grosse, non vengono attaccate per essere mangiate, ma per essere scacciate dal territorio o per difendere perché sono in competizione con altri pesci. E questo è quello che dobbiamo capire di volta in volta, e capire come muovere quell'esca, che colori usare, anche colori che a noi sembrano assurdi, perché a volte usiamo dei colori, farli vedere i colori. Interessante Hafna le spiegazioni, il fatto che io lo guardo la balismite chi fui hetando jagixi lejn l-spinning, li jinti t-murt ma t-fittix bis il-ħuta bil-ġuħ, iżda jinti t-fittix dik il-ħuta li tista t-proteġi il-post tagħha, il-ħuta li tista t-interessa ruħa f-ħuta oħra, li fil-fattu għal li jinti taħseb bħal-ħuta, verament, u għareali li għalek u importanti kif għalli ikollok xelta jinti fej jinti tista t-prova lurs b'moviment differenti biex inti tkun tista' tasal għal ħanajtek il-punt li tieħu xi messa. Ho spiegato tutto quello che ha detto. Ok, allora. Per esempio qui ce l'abbiamo tante barracuda, allora. Dai, cominciamo da lì.
Questa è un'ottima esca, un Angel Kiss, un'ottima esca da barracuda. Come vedete, e fortunatamente, in mare non esiste un pesce di questo colore. Fortunatamente, dico, altrimenti sarebbe radioattivo, invece qua è bellissimo e pulito. Quindi, però il colore può essere uno dei fattori scatenanti, l'attacco, perché può irritare il pesce. E poi comunque i colori in base alla luce variano anche alla colorazione dell'acqua. Non sappiamo nemmeno bene dal punto di vista scientifico come un pesce veda i colori, capito? Quindi è bene provare sempre a cambiare, non usare solo colori naturali che imitano i baitfish presenti, ma provare ad andare oltre. Con la nostra mente dobbiamo essere sempre aperti a 360 gradi, ragionare, provare tutto, anche le cose più strane. Spesso prendendo l'ultima esca dalla cassetta con cui non abbiamo mai catturato, che non sappiamo neanche bene come funziona, troviamo la chiave vincente e prendiamo magari quell'unico pesce della giornata che ci rende felici. Ecco, fel fatte ti spiega li njina nistana jidilkom bħala sajiet naddi ħafna minna din li dejjem naqbad minn ġol kaxxa dik il-lur il-favorita u qatt ma nati ċans il-lurs l-oħra unistad bihom. Fil-fatt bdejna naraw daqsxejn il-posti differenti u waħda mill-fatturi li notajt ħafna li għamel Stefano li il-ħin kollu kontinwament ibiddel. Kull ġifieri ħames sit lanċi li għamel ibiddel il-lur. U għax qed jispjega ċarli inti trid taħsad u ssib l-opportunità li dak il-moviment ta' dik il-ħuta tattira il-predator li qed nippruvaw naqbdu. Ho spiegato che tu hai cambiato molto per questo motivo, per cercare il movimento adattato per quel pesce che stiamo cercando, appunto. Certo, qui abbiamo pescato per circa un'ora, non abbiamo preso nulla, sono sincero, nessun pesce, però io ho provato esche di superficie, ho provato esche a mezz'acqua, ho provato a pescare sul fondo, ho provato più veloce, ho provato più lento, ho provato a cambiare colori, quindi abbiamo tentato anche se soltanto per un'ora e non c'è stato successo. Questo non vuol dire che più tardi potremo prendere un pesce o domani, eccetera. Allora, qui abbiamo una piccola vasca perché è più facile di vedere un, per esempio, fake bait che fa un movimento per vedere come si può notare anche, per esempio, tipo di popper. Fil fatta una canna vasca zaira interessante lì la superficie e andare poi più sul fondo. Hanibdew min ħuta li taħdem fil-wiċċ un bat ninżlu ftit ftit biex bekk inkunu qed inwaslulkom għal dak il-persuna li verament tixtieq tidħol fl-spinning ġewwa pajjiżna ikolla tkun taf il-varjetà ta' ħut li tista' tuża. Ho spiegato che sì, hai ragione, è importante di cominciare dal superficie, spiegare quelle attrezzature subito perché il programma è un'ora sola, ma almeno una persona che vuoi cominciare a praticare il spinning sa che si può prendere tipo di popper, si può prendere tipo di pesce come fake bait che si scende un metro e dopo di più, e almeno lui ha una scelta grande che si può andare a pescare. Quindi partiamo dalla superficie, pescare in superficie, pescare top water è giusto, è corretto, sempre, non solo in shallow water, in acqua bassa, ma anche in acqua molto, molto alta. Se pensiamo in mezzo al mare, frenzy, no? Mangianza dei tonni avviene in superficie, perché la superficie è un limite, è come fosse un muro. Se io voglio prendere Josef lo spingo contro un muro, non gli corro dietro, perché ci metto un mese per prenderlo. Lo spingo contro un muro e non ha più possibilità di fuga. A galla possiamo pescare con dei popper come questo. Il popper è un'esca galleggiante con una svasatura frontale che quando noi la recuperiamo proprio fa pop, è onomatopeico, più lento, più veloce e sembra un pesce in difficoltà. Oppure con delle esche più sottili, da un movimento
che in un mare più calmo come oggi forse sono più adatte, come gli stick bait Walking the Dog. Sono esche sempre di superficie, senza paletta, e vanno recuperati, questo lo possiamo vedere ora se sì, vuoi. Ok. Con un modello piccolino come questo, perché sì, quello è troppo questo bello. È più esce fuori l'acqua, possiamo della vasca. Il popper è anche pure quello. Proviamo, prendo la canna. Sì. Fu infatti abbiamo una rau che yachtmo da un ellors giova l'elma. Ti faccio vedere com'è il movimento di queste esche, che viene chiamato Walking the Dog. L'esca è in superficie, la canna va tenuta, vedi, dritta, e con piccoli colpetti noi riusciamo, non so se si vede, sì, molto chiaro, a farlo sbandare da una parte all'altra, vedi? Side to side, side to side. Il mulinello recupera soltanto il filo in eccesso. Sono dei piccoli colpetti di canna che possiamo effettuare più lento, slowly, e l'esca avrà un side to side più ampio, più largo, o più veloci e stretti, e l'esca si muoverà ovviamente. Oddio. In maniera più stretta, più larga se li facciamo più lenti, più stretta, e anche un insieme di tutte e due, variare il movimento per cercare di creare disturbo, di attirare, di è una reazione ad una nostra azione, sempre. Spesso il colpetto in più o in meno è proprio quello decisivo. Ok, adesso dopo questo superficie, se scendiamo a un metro, circa un metro, con un fake bait. Ovviamente in un posto così piccolo possiamo utilizzare soltanto esche piccoli, molto piccole, di dimensioni normalmente, poi magari in mare useremo anche misure maggiori, no? Il Blue Scode è un'esca simile al Walking Dog che abbiamo visto ora, perché non ha paletta, però è affondante. Se lo mettiamo nell'acqua lo vediamo, vedi? Va giù, te lo rifaccio, eh? Va giù, poi sempre con colpetti riusciamo a fargli fare un movimento simile a quello che abbiamo visto prima a galla, però under the surface, sotto la superficie dell'acqua, un movimento fatto ad esse, oppure scarti più ampi se imprimiamo dei colpi più forti con... Ho spiegato che quando non c'è una paletta si può farla ballare come vuole, con il flix e tutto. E crai non cold in il bush coldly, fil fat jibqawjik brusa 130, jibu 13 cm, u tkun testa tal-ħut, ovvjament, sabiħ. Un'altra esca, fosse il Tide Slalom, favorita, giusto? Una delle mie favorite. Perché ho visto che ogni giorno sì. Si prova con un Tide Slalom. Sì, è una delle mie favorite. Il carattere di questo Tide Slalom? È un'esca particolare perché normalmente le esche che vengono usate in mare sono più allungate e più slim di qualunque azienda esse siano. Questa è un po' particolare perché è più flat e un po' più cicciottellina, diciamo, no? Un po' più grassottina. Come me allora? Come te. Tide Joseph. Tide Joseph. Tide Joseph. And, is a sinking model. Quindi affondante, e quindi anche se peschiamo da una, come spesso accade in mare, da una scogliera alta o da un molo più alto, possiamo decidere a che profondità far lavorare l'esca, questo proprio grazie al fatto che è affondante. Quindi iniziare il recupero subito oppure aspettare che raggiunga la profondità voluta. Tra una spiegazione, le tight slalom le andasabili tista titfaħħa u tibda tere
u tista' tispinja u tista' wkoll tħallija tinżel 3 metri, 4 metri, 5 metri u mbagħad tispinja dak il-ħin tibqa' niżla bil-mod. Fil-fatt ma naraw din għandha moviment verament sabiħ li nispera li r-reġija tittina ċans naraw din il-ħuta kif taħdem. Nistgħu nikkonfermaw li qishek qed tara ħuta ta' vera ġewwa vaska. Vedi, e fa un movimento molto stretto, puoi recuperarlo cercandolo, quindi a colpettini, e fargli fare anche un side to side molto accentuato, vedi? Waslet ġim oħra u għalhekk wasal reġa l-appuntament ma' ċali. Ċal, insellimlek, għaddit ġim oħra u erġajna ħajkonna riċetta oħra l-din il-ġimgħa għat-telespettaturi ta' Mr. Fisherman. X'se tagħmlilna ċal din il-ġimgħa? Illum se nużaw penne, nagħmlu penne bis-salmur u l-gamli. Tlaqna ċal, tlaqna. Illum ħanużaw daqsxejn butiflok olive oil. Salamu, fawlaġi. Platt li jistajamlu kulħadd id-dar. Ċal, qatt li ħanużaw il-butir. Għaliex tkun użajt il-butir flok iż-żejt illum? Fejn hemm il-krema hemm lok li tista' tisseparalek bejn iż-żejt u l-krema. Il-butir u l-krema jaqblu ħafna flimkien, jagħmlu marġama u tajjeb hija. Proset, f'ta' kruha di, eh? Stess, ma jkunniex għalfejn sajruh ħafna. Dan smokja tiġa messjub, għax inkell iktar masa iktar jimliħ li kell. Ta' xejn imbi. Ta' dam imqaxxarum qattar iq. Għanfaw da' xejn mel, u da' xejn gambli, manni xalfejn it-fawm kmini, għax gamblu. Inkella noqtu l-ottoma, għax ċal. Fraġli ħafna. Importanti li meta nitħaw il-krema, in-nar namluh baxx. Għax il-krema ma tarf tinħaraq lek malaj. Sewwa? U tissepara. Allura, meta nitħaw il-krema, imbaxxu għall-ewwel in-nar. Baxx in-nar m'għandux għalfej platt, mela m'għandux ħafna tisjiq, m'għandux bżonn għalfej issajru ħafna. Il-gamblu jsir malaj. Is-salamu diġà smokja xju. U nistgħu ngħidu li diġà din iċ-ċetta ħawwasluha bil-lest u xejn. Sempliċi, sempliċi. Nistennew l-aġin isir. Jiena l-aġin dejjem insajru daqsxejn qasħabba li nkun nassorbi nimmanteka l-aġin bis-sos. F'dan il-każ titfa' ilma ċal illum ma nitfgħux. Illum le. Illum le. L-ilma jintuża meta ħtuża olive oil. U ta' dam frisk. Għalfej, għax m'hemmx salza ta' dam, allura m'għandekx xixrob, il-laġi ma jkollu xixrob. Allora teħdaq xi ilma biex timmanteka bl-ilma flok tajjeb. Importanti. Għal bil-lest jidher. Bil-lest ha. L-laġin. Lest ukoll. Ntellgħu l-laġin. Ċal ħan saqsi xina daw kollha se nippruvhom id-dar. Kemm indemm huwa salza? M'għandekx iktar minn 6 minuti bl-laġin kollox. 6 minuti bl-laġim kollox. Proset. Għax l-istess, ma tista' tinħaraq qawwi. Għax il-krema, it-truf tagħha jinħaraq lek. Fejn hemm ħalib, fit-taġen it-truf jinħaruq. Jinħaruq mill-ewwel. Jiena ntellgħu ma noqtit toqgħod attent miegħu ħafna. Diġà għandna rieħa hawnhekk li taqsam lek qalbek ċale. Kif għamilna tal-ġimgħa l-oħra, nippratikaw kċina sempliċi fuq affarijiet friski imma b'sempliċità.
jekk tħallija pereżempju qed naroli all right. Imma jekk tħallija waħda, it-truf inħarqulek. Tibqa' dejjem iddawwar ħalli ma jinħarqlek imkien. Tittuħu ħsiebu dan. Tittuħu ħsiebu. Jekk ħad tagħmlu narqawwi, jekk ħad tagħmlu narbax tieħu daqsxejn inqas ħsiebu. Imma mbagħad l-aġib ma jiġix tajjeb ikun narbax. Ħanitlejt jew. Xal jiena bil-lest ħan intefa' barra, ħalli nerġa' induq daqsxejn platta ġejn ta' xali. Nintaqgħu barra malissa. Ċal, nistgħu ngħidu li verament żgur it-telespettaturi tagħna qed juħdu pjaċir jaraw dawn ir-riċetti u ħan perswas li qegħdin jesperjenzawhom ukoll. Jien nista' ngħidilkom li tal-ġimgħa l-oħra diġà provajta u l-istaq ma ġietniex forsi tajba daqs tiegħek, iżda nista' ngħidlek li verament ġietni tajba wkoll. Platta ġieni ieħor, grazzi għal ċali, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi għalkom. Allora Joseph, invece quando noi scegliamo un jerk, un'esca quindi con paletta, possiamo scegliere normalmente tra galleggianti o affondanti. Il galleggiante ovviamente è più leggero dell'acqua e di solito lavora a poca profondità dalla superficie. L'affondante è più pesante dell'acqua, per cui, stesso discorso che abbiamo fatto prima, è un affondante, il tri slalom, possiamo fargli raggiungere la profondità voluta. Il recupero si può personalizzare, ora proviamo a mettere un fake bait che si veda bene come colore. Come vedete io di ogni esca ne ho tanti, tutti di colori diversi. È importante a Tietli. È molto importante. Sì, con colori differenti. Molto importante. Il collegamento. Questo è importante perché al solito noi siamo tradizionalmente forse usiamo sempre un girella. Ma non devono usare snap o swivel. Io ho visto che tu soli si usa. For spinning, no swivel. Lo swivel non serve a nulla perché tutte le nostre esche hanno movimento per così e per così, ma non girano. Quindi la girella non ha nessuna funzione, se non quella di appesantire, rendere l'innesco più brutto, fare scia e variare anche l'assetto e il movimento. Allora si usa un snap clip direttamente. Uno snap semplicissimo come questo. Only the snap. Perché come abbiamo detto dobbiamo cambiare tutto il tempo. Spesso esca, per cui snap è utile, ok? È leggero, lascia libertà di movimento all'esca. È sbagliato tie the leader with the knot direct. It's wrong. Ok, è importante ħafna il movimento. Min forsi abbat ix-xlief jew direttament mal-ħuta ma jkunx qed jippermetti li l-ħuta jkollha dik il-libertà li tom. Allura importanti li issir l-snap biex l-snap tagħti lok għal movement. Ho spiegato tutto. Grazie. E tu hai capito tutto. Io ho capito tutto. Parlo maltese. Questa è un'altra esca che è molto molto interessante. Floating, galleggiante, vede che se io mi fermo, float l'esca. E qualche volta anche si può catturare un pesce quando sta salendo, giusto? Può succedere. Gli stop sono molto importanti durante il recupero, fanno proprio parte del ritmo del recupero stesso.
Araw daqsxej kif. Abbattuta. Araw daqsxej u nispera li r-reġija tifoka tajja fuq il-ħut u taraw daqsxej il-moviment xi ġmiel immaġinaw li dik il-ħuta tkun qiegħda għaddejja fil-qiegħ u nisperaw li ikun hemm xi ħuta li taqbad mal-lur tagħna. Variare il recupero come al solito. In bassi fondali è fondamentale usare un'esca come questa, perché più di tanto non può affondare. Se vogliamo scendere, come abbiamo già detto, è preferibile un modello affondante. Sì, come il duplex, che è difficile di farla provare qui. Possiamo provare, ma essendo un'esca molto pesante, però un'esca molto adatta per questo tipo di mare, dove abbiamo tanta profondità di fronte a noi e in più abbiamo anche la necessità di lanciare molto lontano. Quindi ci serve un'esca molto pesante. Il modello più piccolo è 18 grammi, il più grande è 31, quindi è praticamente un metal jig con paletta a forma di pesciolino. Quindi lo lanciamo molto bene. Possiamo recuperarlo molto veloce, come richiede la pesca dei tonnetti o delle palamite o delle lampughe che qui davanti avete, non oggi, in abbondanza. E ti spiega lì il duplex del huta particolari, tista palmet aħna nużaw li spinners, tista inti tildawwar malajr u t-tik ċans li tibqa' tom sabiħ ukoll, li għandha vantaġġ ukoll li hemm żewġ weights differenti li jgħinuna ħafna nikkastjaw il-barra ħafna u niżlu fil-font. Beh, questa forse sarà l'ultima. Da vedere qui dentro, però vedete c'ha un movimento molto irregolare, ma va recuperato molto più veloce di quello che riesco a fare io qui dentro. Però vedete com'è imprevedibile, very irregular movement. Ok? È perfetto per tonnetti, palamite, perfetta. Questa è un'esca che forse è la mia prima scelta in una situazione come quella di oggi. Ok, spero che adesso andiamo a pescare, perché Stefano mi ha detto: senti, voglio pescare a Malta, speriamo di catturare qualcosa, un pesce. Soft lures, spinning the soft lures, hi interessanti ħafna anka l-pajizna u jiena rajta taħdem għaliex fil-fatt badna lezz, badna xi strilja wkoll meta ma konniex qegħdin niffilmjaw, imma wkoll fil-fatt sakemm konna niffilmjaw rajna li tellaska l-mutella wkoll xi burqax, jiġifieri qed turi biċ-ċar li jagħhu ħanajtek lur interessanti ħafna. Puoi prendere anche ricciola, puoi prendere anche dentice, palamita, tonnetto, bello dalla riva, da scogliere alto in questo modo, perché ti permette di pescare anche in verticale, perché ha un movimento molto particolare. Come vedete è una testa piombata con attaccato un corpo in silicone piatto nella parte sotto, per cui è un'esca che ha portanza, un'esca che riesce a planare nell'acqua. Letteralmente planare, ma fare delle sbandate anche di un metro da una parte all'altra, molto, tu l'hai visto, lo sai, sì, bellissimo sì. Nell'acqua. E questo potete farglielo fare sia lanciando in orizzontale che pescando in verticale. Ti stato usato ħafna u kol min fuq id-dajsa, fejn inti tista twaddab taħtek u jsekhet tiġigja b'din is-sistema. Ok, Stefano, grazie per la tua pazienza. I thank you very much for this. Ci sarebbe da parlare ore e ore, ore. Ma lo so che la tua trasmissione. I would like to thank you on behalf of Mr. Fisherman spectators that have been watching Mr. Fisherman year after year. I am sure that they would love to hear more, and I hope we have the opportunity that you will visit us again in Malta and we can talk about other techniques and other methods. Now I will leave you to go fishing, so that the next time
I will back in Malta. I want to see many, many anglers, many fishermen with a spinning rod in the hand. In Malta or in Gozo, I never seen one person fishing with spinning. E infatti è convinto, e infatti è impossibile, è assurdo, perché avete un'isola bellissima, bellissima, un mare pieno di pesci, quindi il mio invito è provate, provate, perché è molto 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 divertente. Ok, Stefano, sejjer ikompli, jispinja aħna, ħana raw daqxej, xtib tal-ors nistaw nipruvaw naddattaw hawnhekk, jekk naqbdu xi ħuta, żgulli intom id-dar toħdu piċir tarawna intellawha. Narawkom iktar tard. Waslet ġim oħra u wasalna għall-informazzjoni u t-teknika. Fil-fatt jiena kulmu se nitkellem illum huwa żewġ jigs. Il-jigging għaw Malta kif bla dubju ta' xej kulħadd jaf, speċjalment minnu dilettant, ħa' spinta kbira, forsi dan ftit biex daħal minkejja l-Ewropa kienet diġà ilha tiġġigja. Iżda nistgħu ngħidu li llum għandna ħafna nies jiġġigjaw li jiġġigjaw passjoni u żammew dan id-delizzju. Iżda l-jigging dejjem għandu ximraħ, dejjem hemm tibdil. U fil-fatt jiena ġibt żewġ jigs miegħi verament interessanti. Waħda minnhom hija iż-żeż jig fil-fatt interessanti ħafna raw daqsxejn ix-xejp tagħha. Misluta ħafna, allura inti tippermetti li tinżel fil-font malajr u anka meta tirritrivja, meta inti tiġġigja, setom sabiħ ħafna li xija misluta fil-fatt hija sajjieda ħafna aċ-ċervjol, x'għandha partikolari li għandha partikolari li għandha l-ħxuna hija f'nofs iż-żaq, allura il-moviment tagħha jgħun iżla se tinżel b'dan l-azzjoni ħanajtek, iżda mbagħad meta se terġa' titla, se titla tivibra dal-moviment li tivibra forma taħuta. Fil-fatt din il-fin settija l-opportunità li meta titla tibqa' tivibra wkoll. Hawnhekk għandna il-glow fil-fatt, jiġifieri dan huwa wieħed mill-kuluri li żgur minnu dilettant jaf li tħobbu ħafna id-denċi, id-denċi jħobb ħafna ir-roża, x'għandha vantaġġ li wieħed jista' jużaha anka ijun iżla x-xemx għaliex għandna dan il-glow, għandna din iż-żaq li hija glow in the dark. Xi ħaġa oħra fl-istess ħanajtek skala għandna il-klamar taż-żest. Fil-fatt hawnhekk nistgħu naraw prattikament l-istess ħanajtek strateġija għaliex għandna naħa minnhom kompletament roża u naħa minnhom kompletament glow. X'inhu interessanti? L-ewwel nett interessanti għaliex minkejja li hija ġig għandna forma ta' klamar, li ovvjament aħna nafu li f'pajjiżna miżgħu bil-klamari, jiġifieri ikonna ħafna klamari, u għalhekk żgur se attira ċertu predaturi li attakkaw il-klamar. Għaliex minkejja li sejjur li huwa klamar, iżda apparti hekk għandu azzjonijiet differenti. Għandna fil-fatt żewġ ħoloq nistgħu jew insandru l-assist hook hawn fuq jew inkella l-assist hook minn isfel. Biex b'hekk ikonna żewġ movimenti differenti. Jiena ma fadalli xejn xi nżid mat-teknika informazzjoni ta' din il-ġimgħa, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Provajna id-dwejra, provajna il-bajjar, issa fil-fatt ġejna hawnhekk fil-port ħanajtek biex nippruvaw kemm nispinjaw ftit qabel ma tinżel ix-xemx, kif ukoll fil-fatt sentukom spjegazzjoni żgħira fuq is-sistema ġdida tas-sajda l-klamari. Minkejja li mhuwiex l-istaġun ħanajtek li taqbad il-klamari għadu bidu għas-sajda tal-klamari, iżda Stefano ġi wkoll biex jurina sistema kif wieħed jista' jistgħu binna ori, sistema ġdida li hija ferm interessanti għaliex il-ħuta tal-klamar flok
taħdem bħal leghi, jiġifieri titla' u tinżel, taħdem bħal spinning, jiġifieri il-ħuta titbandal minn naħa l-oħra. Insomma, issa nistgħu naraw li għandna lil Deni qiegħed jispinja ukoll il-Stefano jiena armajt qasba spinning rod interessanti ħafna 5 to 20 grams li tik iċ-ċans li tbiddel l-urs differenti, jiġifieri jekk wieħed ikun qed jistat blurs żgħar ta' 5 grammi tista' tikkassja tajjeb ħafna, kif ukoll tista' tikkassja tajjeb ħafna wkoll blurs daqsxejn tqal bħal ma jiena se nuża il-duplex li se tinżel fil-font u naraw daqsxejn xi riżultat se jkollna. Intom seguna ftit araw daqsxejn kif nikkastja u t-teknika li qed nużaw, forsi ma tax kif u waslulkom xi ħuta. Narakom iktar tard. Konna ħanibdew nżarma u fil-fatt aħna u mixin rajna roqa li tziet fejn stajna nippruvaw nispinjaw. Bdejna nispinjaw il-ħabib tagħna Roni messetu barakuda sabiħa fil-fatt kienet kbira ħafna li żgur segwejtu l-qasba titgħawweġ ganġ iżda donnu illum ħuta ma tiġ titla biex aħna nkunu nistgħu nurukom din is-sajda verament sabiħa tal-spinning. Iżda issa qegħdin f'din ir-roqa se nibqgħu nippruvaw l-urs differenti, forsi ma naf kif jittantana naqra x-xorti u nwaslulkom xi lizz li tkunu tistgħu taraw u ssegwu verament il-pjaċir li tista' tik il-qasba tal-spinning. Jien se nkompli l-istat forsi nwaħlu xi ħaġa. Yeah.